Ciao a tutti, come va? Tutto bene? Benvenuti sul mio canale e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi ho deciso di fare questa cosa che da un po' di giorni che sento una strana puzza nel frigorifero e quindi oggi mi sono decisa a svuotarlo completamente, controllare tutte le scadenze, tutti i prodotti, dargli una pulita veloce, non di quelle profonde, e poi riorganizzo in modo un po' più ordinato. E niente, adesso vi lascio al video e noi ci sentiamo dopo.
Allora, dunque, trovato la fonte della puzza, era una cipolla che esternamente sembrava perfetta, invece internamente stava marcendo, quindi cosa ho fatto? L'ho tagliata, ho tenuto il buono, diciamo, e il resto l'ho buttato e siccome mi hanno regalato un bel po' di cipolle, lo zio di Paolo ha una campagna e ci ha regalato un bel po' di cipolle, onde evitare che qualcuna andasse male, allora ho fatto questo trito di cipolla per poi metterlo in freezer, così se dovessi aver bisogno di un soffritto ho già cipolla tritata pronta all'uso, molto comoda e veloce, ecco. E qui mi vedete tritarla, dopodiché la metto in un sacchetto dell'IKEA e faccio la stendo, faccio dei dadini con il coltello e poi la posiziono in freezer orizzontalmente, così quando serve spezzo il quadratino e cioè prendo quello che mi occorre e il gioco è fatto. E ora vi lascio al video e noi ci salutiamo qui, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciatemi un like se vi fa piacere e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per essere stati con me. Ciao ciao!